iniziamo. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. Bene, mi presento. Mi presento, sono Alessandro Passariello e rappresento, scusate il gioco di parole, Blender Italia. Blender Italia è una realtà che è nata circa 14 anni fa e che oggi ha visto nell'ultimo anno una grande trasformazione. È una community, cioè siamo tanti italiani che facciamo parte di un, che stiamo tutti sotto uno stesso tetto, Blender Italia. Allora, questa chiacchierata che faremo, vi farò vedere, vi illustrerò quello che è lo strumento principale di Blender Italia per svolgere le attività di community e dei cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi anni, soprattutto quest'ultimo. Bene, questo è il sito di Blender Italia. Non vi chiedo di non focalizzare troppo l'attenzione sulla grafica, perché la veste grafica è una veste grafica che noi abbiamo praticamente buttato giù nell'ultimo anno, ma è servita solo per dare far vedere un cambiamento, dare proprio l'impressione che stia cambiando qualcosa, ed effettivamente sta cambiando. Fino a tanto tempo fa, prima dell'avvento di Facebook, per intenderci, Blender Italia era una community molto, molto prosperosa, era un forum soprattutto, lo strumento utilizzato dalla community era un forum, lo è tutt'oggi. Tutt'oggi però abbiamo trasformato quello che era un forum in un social forum, ci abbiamo integrato in quella mentalità di forum anche la parte social, quindi abbiamo integrato tutti quelli che sono gli aspetti social per permettere agli utenti di entrare in contatto tra di loro. L'articolazione di Blender Italia si basa principalmente sullo strumento sito, ok? Lo strumento sito per noi è molto importante perché ci permette di poter andare a creare qualsiasi tipo di iniziativa, di attività, cioè trasformarla a nostro gusto, cosa che non ci permette Facebook, benché sia molto più gettonato oggi come oggi, perché è veloce, dinamico, però ci fa perdere molte informazioni. Chiaramente abbiamo il gruppo Facebook, e chiaramente abbiamo la pagina Facebook, d'accordo, che asservono il sito. Purtroppo ultimamente alcuni utenti ci fanno presente che trovano il gruppo Facebook molto più dinamico, ed è chiaramente così, però Facebook lo sapete bene, io scrivo e finisce nel baratro ciò che ho scritto, e non è più utile per chi? Per quelli che sono gli utenti che imparano Blender. Il sito Blender Italia, Blender Italia in generale, ha la mission di Blender Italia è quella di integrare utenti che hanno come primo approccio, si approcciano per le prime volte a Blender, a utenti che conoscono Blender ma vogliono approfondirlo. Questo lo facciamo grazie al forum, con tutorial che vengono creati dallo staff, tutorial che vengono creati dagli stessi utenti che vogliono aiutare altri utenti, d'accordo? Poi ci sono praticamente i professionisti. Molti professionisti italiani vengono da Blender Italia. Max Puliero, vi faccio un nome, è un esempio. Poi che cosa succede chiaramente? Che una volta che sono con il vecchio sistema Blender Italia, una volta che sono chiaramente, hanno oltrepassato la formazione, lasciano Blender Italia, perché fino a ieri, fino all'anno scorso, non era possibile per il professionista andare oltre. Questa cosa è cambiata. Io sono il quarto utente che ha l'onere e l'onore di amministrare Blender Italia. In 14 anni ce ne sono stati 3 prima di me, io sono il quarto. Come potete vedere è un susseguirsi, un domani ci sarà un altro e un altro ancora. Blender Italia è una community no profit ed è formata da utenti, professionisti e non, che hanno deciso di aiutare, di indirizzare nuovi utenti a Blender, e soprattutto quello di
socializzare all'interno di un ambiente familiare, d'accordo? La struttura. La Blender Italia ha una struttura, diciamo, permanente, cioè ci sono degli amici, degli utenti che insieme a me hanno deciso di portare avanti Blender Italia oggi. Fino a poco tempo fa Blender Italia era, diciamo, amministrato da tre utenti principalmente. Oggi siamo in 14/15. Alessandro Passariello, che sono io, Dario Galantini, Alfonso Annarumma, Riccardo Giovannetti, Enrico Lui, Andrea Campagnol, Riccardo Fasoli, ognuno di loro, per intenderci, poi ci sono chiaramente professionisti del calibro di Francesco Andresciani, Francesco Milanese, Stefano Romano, Corbetti, che si occupano di Engine, Blender Engine, Andrea Rotondo, che è un professionista nel suo campo, soprattutto nella realtà virtuale. Poi c'è Cristina Ducci, Arena, Francesco Arena e Giorgio di Egidio. Ognuno di loro ha un compito in Blender Italia. Perché dico questo? Blender Italia si è trasformato da semplice forum in una realtà che tocca tutti i punti a 360 gradi dove Blender può essere incluso, quindi dalla stampa 3D, adesso lo vedremo più avanti, scanner 3D, qualsiasi cosa. Blender Italia gira, cioè è stato strutturato, il sito di Blender Italia è stato strutturato soprattutto su che cosa? Sugli utenti. Quindi noi agli utenti abbiamo dato la possibilità di avere il profilo. Nel loro profilo utente possono inserire chiaramente tutti quelli che sono i loro dati. Quindi se sono un professionista vado a inserire tutti i miei dati. Se io voglio sapere chi è Alfonso Annarumma in questo caso, vado nel suo profilo e vedo quello che fa Alfonso Annarumma, cosa è, chi è Alfonso Annarumma. Nel profilo di Alfonso posso andare a vedere i suoi lavori, posso vedere come lui interagisce con il forum. Vi ripeto, non è obbligatorio interagire. Io devo essere iscritto, sono iscritto a Blender Italia, allora devo interagire sul forum. No, non è la nostra politica. La nostra politica è quella di inglobare tutti gli italiani che in maniera professionale e non lavorano con Blender. Dunque, quando qualsiasi utente fa l'accesso a Blender Italia, chiaramente l'interfaccia si trasforma, l'utente ha come prima impressione quella di avere un sito molto simile a Facebook. Non a caso abbiamo creato una filosofia di questo tipo, abbiamo creato un'interfaccia per gli utenti logati che è praticamente familiare e simile a quella di Facebook, in maniera tale che non ci sia quel trauma dell'abbandono di Facebook, perché in certi casi diventa quasi un trauma, dovete sapere. Quindi abbiamo una bacheca che scorre, d'accordo, abbiamo un lato che ci dice tutti gli utenti che sono stati logati ultimamente e poi chiaramente tutti quelli che sono i link veloci a tutto quanto il sito. Il sito è molto grande, fino all'anno scorso contava 14.000 iscritti e 300.000 post. Poi con il nuovo sito abbiamo rivisto tutti quanti i database e abbiamo dovuto tagliare molto, molto di quello che c'era, soprattutto tutti i post che facevano parte dell'edizione vecchia di Blender, intendiamoci quella con la vecchia struttura grafica iniziale. Gli strumenti. Chiaramente in Blender Italia lo strumento di base resta sempre il forum. All'interno del forum l'utente può interagire, quindi può andare a prendere tutorial, può andare a prendere video tutorial, può andare a chiedere soprattutto supporto. Quindi c'è una parte del forum dove l'utente, se non ha chiaro qualcosa, qualche strumento, qualcosa in Blender, può fare una domanda e c'è praticamente chi risponde. Chi può rispondere? Chi conosce la risposta, non è libero, quindi senza nessun tipo di problema si può aiutare l'utente.
All'interno del forum c'è uno strumento molto potente che è il work in progress, quindi l'utente può iniziare da zero, quindi da una qualsiasi cosa, e postare i vari progressi di quello che sta realizzando, magari in maniera spiegata, può essere utile per tutti quanti gli altri utenti. Abbiamo implementato il Learn. Il Learn è un wiki che praticamente permette di imparare a conoscere quelli che sono gli strumenti di Blender, come si fa in maniera molto, molto semplice e basica. All'interno del Learn ci sono professionisti certificati che spiegano in maniera semplice, molto semplificata, il X comando di Blender, X particolare di Blender, in maniera tale che l'utente a primo impatto già sa di che cosa si sta parlando. All'interno del Learn poi c'è la possibilità di approfondire quello di cui si sta parlando. Pensate che tutti questi strumenti che io vi sto mostrando, il sito in generale, è in piedi da 8 mesi, quindi immaginate il lavoro enorme che è stato fatto per tirare su questo sistema. Quindi magari in certi casi se navigate il sito potreste trovarlo ancora parziale o mancante di alcuni dati. Questo è fisiologico, ci vuole del tempo. Ogni cosa che noi realizziamo è una novità, lo è anche per noi, ma soprattutto quello che bisogna capire è che il sito gode di mentalità proiettata verso il futuro. Noi già stiamo parlando con lo staff, con le persone, con gli utenti stessi, stiamo già parlando di 2017. A breve, scoccato l'anno, cominceremo già a parlare di 2018, quindi con tutte le novità che vogliamo apportare. Una delle grosse novità che vogliamo apportare in Blender Italia, e tutto quello che voi state vedendo è l'impalcatura iniziale, è chiaramente il dialogo con chi? Con il professionista. All'interno di Blender Italia abbiamo messo le news, quelle che si vedono inizialmente nella pagina principale. Chi contattiamo? Contattiamo tutti quei professionisti che di Blender hanno fatto una vera e propria professione. Questo è un altro esempio. L'utente può tranquillamente digitare in una delle sezioni, andarsela a leggere e già ha una prima panoramica di quello che sta andando a vedere. La galleria. Abbiamo implementato una galleria dove gli utenti vanno ad inserire i loro lavori. Questa galleria, in realtà ne abbiamo due di gallerie, ne abbiamo fatte due. Una di lavori scelti, che è quella che praticamente se clicco in galleria mi compare per prima. Da qui si può anche andare, diciamo, nella galleria principale, nella galleria, diciamo, secondaria. Che differenza c'è? Gli utenti, quando postano nel proprio profilo immagini che realizzano, vanno a finire tutte in una galleria, che è la seconda galleria, questa qua. Tutti quanti, in maniera tale che se qualcuno volesse vedere i lavori generali che tutti gli utenti vanno a postare nel proprio profilo, può andarli a vedere tranquillamente. Poi chiaramente è stata tirata fuori una galleria principale con i migliori lavori, chiaramente. Sono dei lavori che sono scelti tra quelli più belli, più rappresentativi, anche per l'utente stesso. Quelli che state vedendo sono lavori realizzati da utenti che non sono professionisti. E già, diciamo, l'apporto qualitativo per noi è già abbastanza bello. Quando chiaramente si clicca su un'immagine, chiaramente esce fuori il pannello per dare delle preferenze, quindi che possono essere le varie stelline della serie mi piace, oppure andare a cliccare sul mi piace, i classici strumenti social, o addirittura andare a scrivere dei commenti, d'accordo? E vedere le varie immagini e quindi apprezzarla. Questo è importante per l'utente, perché chiaramente c'è anche il link al proprio profilo. Tutto porta al profilo dell'utente.
cioè l'utente è messo al centro di Blender Italia. Blender Italia gira intorno all'utente. Abbiamo dotato Blender Italia di una chat, in maniera tale che chi è in linea, e Blender Italia è continuamente, c'è sempre qualcuno in linea, può parlare, discutere con chi vuole. Chiaramente la chat room, in maniera tale che si possa anche chattare tutti quanti insieme, e sono degli strumenti importanti, sono degli strumenti sociali molto importanti, permette alle persone di linkarsi tra di loro. Iniziative. Con quest'anno abbiamo lanciato le prime iniziative, una che è risultata vincente sopra ogni aspettativa è stato il contest. Lanciamo 11 contest l'anno, e uno, quindi sono 12 in totale, e uno di fine anno, quello di dicembre, dove si vince anche un premio, un piccolo premio in buoni Amazon, d'accordo? Viene scelta, chiaramente quello del il tema di dicembre, chiaramente è sempre il Natale, invece gli altri 11 contest sono praticamente votati, cioè tre tipologie vengono votate su Facebook, ne viene scelta una, quindi su Facebook la community sceglie una tipologia da realizzare e poi praticamente viene realizzata. Il tempo è un tempo tecnico, una settimana circa, 3 giorni circa di voto, poi viene postato il tema, la gente realizza il tema e dopodiché viene postato il tema e votato. Questo che cosa permette? Al di là del contest fatto così, fra virgolette, a perdere, perché chiaramente non si vince nulla, ma le persone abbiamo potuto constatare che hanno capito, cioè avere un task, portarlo avanti, un task con un tema non scelto, quindi loro accettano il tema, lo portano avanti e lo finiscono. Questo, l'immagine, le immagini che vengono prodotte dagli utenti vengono votate, la più bella vince. Questo è proiettabile sul mondo del lavoro. Io faccio qualcosa che mi chiedono, non è quello che mi piace fare, non l'ho scelto io il tema, lo porto a compimento e se ho lavorato bene viene valutato. Il tema che ho realizzato, il soggetto che ho realizzato è piaciuto, quindi in termini di popolarità. Questo la gente lo ha capito, lavora e migliora. Bene, sempre grazie all'apporto di utenti abbiamo realizzato una mappa interattiva tratta da Google. Ok, questa mappa interattiva permette agli utenti di segnalarsi e poter far mettere da noi staff un marker, quindi c'è la possibilità di avere il proprio marker su questa mappa italiana, ok? Quindi essere localizzabili, professionisti o non che sei, non è quello che interessa a noi. Se poi sei registrato su Blender Italia, c'è la possibilità di aver linkato il tuo member in Blender Italia. E chiaramente si può anche inserire la pubblicità, cioè cosa fai tu nella vita con Blender, quindi il tuo lavoro, senza problemi. Abbiamo ripreso il magazine, Blender Magazine italiano era praticamente fermo da più di un anno quasi. L'ultimo numero, se non erro, infatti, come potete vedere, è marzo 2004, quindi 2014, quindi sono 2 anni. Lo abbiamo ripreso, adesso a novembre esce il numero nuovo, il numero 18. Abbiamo utenti che fanno redazione e che stanno tirando su il magazine, d'accordo? Io vorrei che vi concentrasse al di là della spiegazione su come il sito, sugli strumenti che vengono offerti, tutto questo qua, cioè soprattutto per i professionisti che sono presenti, vorrei far capire che Blender Italia, al di là del numero degli utenti registrati, oggi arriviamo a 4.000 utenti attivi, abbiamo
vorrei che si vi concentrasse sul fatto che Blenditalia è per voi come professionisti una risorsa. Infatti, quello che vorremmo far capire ai professionisti che venire in Blender Italia e proporre quello che si fa, adesso mi viene in mente la MED per quello che ho visto in generale, che è un ottimo lavoro, però se contatti Blender Italia e vuoi parlare di quello che fai, lo puoi fare liberamente. Blender Italia, essendo no profit, quest'anno nel 2017 lo daremo proprio là, un'entità anche amministrativa a Blender Italia, vogliamo farla diventare un'associazione no profit, in maniera tale che si può avere un dialogo, ok? Quello che a noi interessa avere è un dialogo. In Blender Italia chi è di staff in Blender Italia ha già una risorsa economica, siamo tutti professionisti nel nostro con un'unica passione che è Blender. Quello che voi state vedendo, tutta questa impalcatura che è nata solo ed esclusivamente per passione. Abbiamo inglobato in Blender Italia la infografica, molti di voi la conoscono, molti di voi pensano che l'infografica sia realizzata all'estero, la infografica la realizza Giuliano D'Angelo, italiano. È stato contattato, gli abbiamo detto: Giuliano, ma scusa, tu sei italiano, vuoi parlare della tua infografica su Blender Italia? Lui chiaramente: certo, parliamo, e l'abbiamo inserita all'interno di Blender Italia. Giuliano ogni qualvolta farà una novità, tirerà fuori una novità sulla infografica, l'andrà a mettere prima di tutto su Blender Italia. Un altro contest che si porta avanti da diverso tempo è il Fantasy Cube, che non è altro che un contest perenne, d'accordo, senza fine, non è prevista una fine. Viene dato una scena di base dove c'è un cubo, una scena, non si può muovere nulla di questa scena, cioè il cubo non può essere mosso nello spazio, la telecamera non può essere girata. Quindi è una sorta di difficoltà. Chi realizza qualcosa per il Fantasy Cube non fa altro che modellare, lavorare sul cubo all'interno della scena senza poterlo muovere, e si tirano poi fuori le cose più disparate, cioè anche simpatiche, d'accordo? Questo diciamo che è giusto una partecipazione, non è niente di particolare. È nato diversi anni fa, lo abbiamo mantenuto, ci è sembrato bello mantenerlo. Progetti. Bene, in Blender Italia abbiamo dei progetti che spero prendano piede, i feedback sono tutti positivi, quindi probabilmente questi che vi farò vedere e tanti altri progetti verranno consolidati. Il BOMP, che praticamente è un sito esterno a Blender Italia, ma è correlato, si occupa di realizzare in maniera, diciamo, si crea un team, una sorta di team per creare delle animazioni. Sono delle animazioni collaborative, cioè una persona tira fuori l'idea, la spiega, la analizza i punti, cioè focalizza i punti cruciali dell'X cortometraggio, dell'X film, e chiede a chi vuole di poter partecipare. Quindi dà dei task, le persone registrate al sito prendono il task, quindi c'è da lavorare il bicchiere, allora uno lavora il bicchiere, c'è da lavorare sull'armadietto e uno lavora sull'armadietto, dopodiché viene tutto collazionato e viene tirato fuori il corto. Chiaramente è stato tirato fuori solo un corto in tutti questi anni, The Gym, si è lavorato pure al The Gym 2, sono dei corti fatti da persone che non sono chiaramente professionisti, però l'idea è molto, molto, la troviamo un'idea molto valida e che porteremo avanti. Abbiamo un gruppo che inizialmente era nato come sito esterno, Blender Lab, poi l'abbiamo inglobato quando io ho avuto la fortuna di prendere Blender.it, lavoravo su Blender Lab, poi ho praticamente cassato, perché per ragioni di tempo non potevo portare avanti tutte e due, ho cassato Blender Lab e l'ho inglobato in Blender.it. Di cosa si occupava Blender Lab? Blender Lab si occupava di tutte quelle tecnologie che possono includere Blender all'interno del processo produttivo.
tipo stampa 3D, scanner 3D, cioè tutte queste cose qua. Chi lavora in Blender Lab? Beh, in Blender Lab attualmente stanno lavorando un'associazione che è la Dolomiti Concept Lab, la OS3 e l'ART, che sono di Andrea Rotondo, che ringrazio. La Dolomiti si occuperà da poco in poi di tutto quella che è la stampa 3D, scanner, robotica, cioè tutti questi che sono aspetti che vedono Blender come parte integrante del processo. Invece Andrea Rotondo con il suo team si occuperà della realtà virtuale, quindi parleremo di realtà virtuale, di realtà aumentata, cioè tutti quegli aspetti di cui si parla in generale, noi li abbiamo tutti inclusi all'interno di Blender.it. Abbiamo anche voglia di dare spazio a chi? A tutta quella serie di utenti che lavora con Blender, dove in Second Life sono tantissimi, non so se ne avete idea, sono veramente un botto, sia su piattaforma OpenSim, Open Simulator, sia su piattaforma Second Life. Sono tantissimi utenti, tantissimi amici che lavorano con Blender, ok? Poi abbiamo gli amici di Blender Game Engine Italia. Li ho contattati, ho detto Stefano, ma scusa, tu vuoi rimanere a parte o vuoi stare con Blender.it? Chiaramente non se l'è fatto dire due volte, è venuto con noi, e in Blender.it parliamo anche di Game Engine. Non può mancare il Game Engine, è molto complicato, non tanti lo masticano, soprattutto negli ultimi tempi con l'avvento di Unity, con l'avvento di Unreal. Molti chiaramente, tendenzialmente, per mille ragioni, si versano su queste piattaforme. Noi crediamo molto sul Game Engine, crediamo molto su Game Engine, e vogliamo portare avanti un dialogo profondo con il Game Engine. Bene, queste sono alcune delle proposte per il 2017. Vi ho detto, lo staff ha un forum, diciamo, privato, non visibile agli utenti, dove praticamente noi discutiamo sul sito, su tutte quelle che sono le varie cose del sito, chiaramente. Una di queste, come ho detto, è chiaramente il futuro. Abbiamo creato un'app, grazie ad Andrea Rotondo, per poter rimanere in contatto anche con smartphone. Chiaramente l'app richiede degli interventi, diciamo fra virgolette, è nata da poco, richiede diversi interventi, un po' anche come il sito, ma sicuramente, visto che siamo fiduciosi, siamo un vulcano soprattutto di lavoro e di idee, la renderemo sicuramente molto più apprezzabile di oggi. Allora, vorremmo realizzare una area archeologica esplorabile, tutto su base chiaramente Game Engine. Quindi prenderò contatti con gli amici di Archeos, non so se li conoscete. Archeos lavora nel settore archeologico e usano Blender. Li avevo contattati tempo indietro quando lavoravo su Blender Lab, oggi li contatterò probabilmente per lavorare su Blender.it, proprio per quanto riguarda il settore archeologico, quindi Blender e settore archeologico. Come vedete, Blender, se parliamo, lo sapete probabilmente meglio di me, lo si può includere ormai in tutto. Poi altri contest di simulazione fisica, questo è pure molto importante, perché la simulazione fisica ci permette, come insegnano i nostri amici all'Università di Catania, la simulazione fisica è molto importante a livello industriale, a livello cinematografico, a livello medico, e tutti questi settori che molto, molto importanti, molto, molto tecnici. Poi
Abbiamo notato che in Italia mancano i rigatori e gli animatori, quindi una delle nostre volontà è quella di creare un gruppo che si occupi della formazione di animatori e rigatori, in maniera tale, chiaramente noi li puntiamo per introdurli sul BOMP, quindi su quell'altro aspetto che vi ho spiegato prima, quindi la possibilità di andare a realizzare corti, quindi lavorare sul BOMP per realizzare i vari task, ma sicuramente sappiamo anche bene che uno degli sbocchi lavorativi oggi in grafica 3D è sicuramente l'animazione. Modellatori, chiaramente tutti fanno i modellatori, animatori ce ne sono relativamente pochi, soprattutto bravi. Con questi contest di esercizi di animazione vogliamo andare a spiegare come si anima un oggetto e quindi chiaramente dare delle basi. È ovvio che chi lavorerà poi come animatore, come rigatore in Blender, chiaramente raggiungerà i propri livelli di bravura o meno. Poi Speed Sculpt, c'è tantissima roba. È una delle cose che voglio sottolineare è questo qua, Blender in pillole. Noi impariamo molto dalla fondazione. Il nostro punto di riferimento chiaramente è la fondazione. Tutto quello che stiamo realizzando, come dice chiaramente Andrew Price, steal, rubo, ok? Blender in pillole, che cosa consisterà? Realizzeremo tanti piccoli tutorial che sono praticamente su ogni piccolo componente di Blender, ogni singolo tasto verrà spiegato con questi tutorial e verranno poi questi tutorial verranno miscelati con il Learn, ok? Il Learn prevede praticamente un sistema che mescolerà forum, tutorial e learn, tutto per la formazione di chi si vuole approcciare a Blender. Per quanto riguarda Blender Italia, chiaramente ci sono anche tante possibilità per quanto riguarda i professionisti. Chiaramente professionisti che possano essere formatori, d'accordo, quindi in Blender Italia vorremmo che i formatori entrassero per poter chiaramente dare il loro supporto in Blender Italia, ma un supporto chiaramente professionale, non un supporto, noi non chiediamo che in Blender Italia si entri solo ed esclusivamente per donare, no. In Blender Italia, se io sono un professionista, se noi siamo consci che la professionalità chiaramente ha un prezzo, perché chiaramente la professionalità non si regala in tanti casi, a meno che non lo voglia fare il professionista, ma noi non lo chiediamo. Se il professionista entra in Blender Italia, può chiaramente liberamente, seguendo alcune regole di base, no? Che siano comuni a tutti, può tranquillamente farsi pubblicità, come ad esempio, non so se ci avete fatto caso, nel progetto Learn, il professionista che insegna il 3D può essere contattato a livello professionale. Bene, io mi sono limitato a presentare Blender Italia, non vado oltre solo per un motivo. Quest'anno noi abbiamo previsto di spiegare ai presenti, che ringrazio, quello che è lo strumento che utilizza Blender Italia per la socializzazione, per la divulgazione delle informazioni e tutto quanto il resto. Dall'anno prossimo chiederemo di essere presenti, se ci verrà accordato, ogni anno saremo presenti e parleremo di che cosa? Di tutto quello che è il futuro che viene sviluppato in Blender Italia. Oggi io vi ho detto, così in sommi capi, quelli che sono i progetti del futuro, poi voi li potrete andare a vedere concretamente all'interno di Blender Italia. L'anno prossimo parleremo di
di futuro, quindi nel 2017 parleremo di 2018 e tutte queste cose qua. Chiaramente di che cosa parleremo? Parleremo del X utente, X amico che vuole in Blender Italia esprimere tutto il lavoro che sta facendo e poi eventualmente lo vuole praticamente inglobare in questo sistema di spiegazioni qui alla conference, d'accordo? Come Blender Italia stiamo anche cercando, con la nascita dell'associazione Blender Italia, cominciare a parlare anche di una conference a livello nazionale, quindi riuscire a fare una conferenza parallela, una di quelle conferenze parallele, come tante se ne fanno, come tante se ne stanno facendo attualmente. Chiaramente con date che non cadranno nella conference, diciamo, principale, per non entrare in contrasto, diciamo, quindi saranno date sfalsate. E tante iniziative che permetteranno di concretizzare veramente Blender Italia, d'accordo? Perché attualmente uno dei problemi di Blender Italia, uno dei problemi che io personalmente ho ereditato, è proprio la mancanza di entità di Blender Italia, perché è una community, sì, può fare a livello, diciamo, una conferenza, quindi può avere introiti da investire per crescere, no, non lo può fare neanche a livello, diciamo, privato. Non possono essere dati soldi a me, non si fa in Blender Italia attualmente, non si possono dare soldi ad Alessandro per portare avanti un sistema più grande, non si può. Quindi dobbiamo necessariamente dare un'entità, e nel 2017 Blender Italia diventerà un'associazione a tutti gli effetti, un'associazione no profit che ci permetterà di avere, di creare, di crescere. Allora, io ho finito, spero abbiate delle domande, senza... Cosa ne pensate? Questa è Blender Italia, ragazzi. Ogni contributo è benvenuto. Mi aspettavo un meeting un po' più destrutturato, no? Nel senso che ci chiacchieravamo un po' più tra di noi, vedevamo se si potevano fare sinergie e cose di questo genere. Chiaramente un contenitore, una vetrina, un posto dove incontrarsi sulla rete è utile, importante e assolutamente benedetto, per quindi veramente ogni augurio di crescita. Mi sono appena iscritto, però teniamo conto un po' delle tante diversità che ci sono in giro in Italia. Ci abbiamo provato tante volte, ecco, a essere un'unica comunità, poi è ovvio che ci si frammenta, ci si perde, ci si ritrova e tutto il resto. Per la faccenda della conferenza, mi pare che con tanti ne abbiamo parlato tante volte, diventa sostanzialmente molto difficile, perché è un problema di costi, no? Cioè bisogna avere un posto, bisogna affittare una sala, bisogna gestire tutta una situazione, quindi poi non ci si riesce. Una possibilità era quella di organizzare una sorta di conferenza virtuale online, cioè una mezza giornata nella quale siamo tutti lì in streaming dalle nostre sedie e ci raccontiamo le cose, e questa potrebbe essere un'idea. L'altra cosa, oh vabbè, lascio un po' lo spazio agli altri, dai. Sì. Allora, per quanto riguarda questo ragionamento, scusate se mi seguo, ma è già più di mezz'ora che passeggio. Allora, quello che volevo fare era chiaramente innanzitutto spiegare lo strumento, solo per un motivo. Molti pensano che Blender Italia sia un forum, d'accordo? E quindi la partecipazione a Blender Italia sia chiaramente legata al forum. Quindi se sono iscritto è perché devo parlare al forum. Non è così, ed è cambiato. Adesso, come potete vedere, ho spiegato gli strumenti, come potete vedere ci sono strumenti sociali per poter discutere e tutto questo. Quindi oggi è chiaro che io questo tempo che non sto dedicando a spiegare più il sito, lo voglio fare parlando con voi, perché chiaramente io non posso creare se non parlo con voi che siete gli italiani.
Allora, una delle difficoltà che ho incontrato gestendo Blender Italia, io non faccio professionista, non mi occupo di grafica 3D, la mia è solo passione per Blender in generale. Ho avuto, grazie a un amico, la fortuna di ereditare Blender Italia e ho cercato di fare analisi, no? Quando uno ha una possibilità che piace, la prende, due erano le possibilità: o continuare a far andare le cose come stavano andando, vi assicuro che gli indici erano tutti impicchiati verso il basso, oppure fare che cosa? Creare qualcosa per noi, ok? Noi italiani che lavoriamo con Blender. Ok, oggi sono venuto a spiegare lo strumento che noi italiani possiamo usare, ma questo strumento che voi state vedendo, d'accordo, è frutto di richieste fatte dagli utenti. Cioè, se lei mi chiede ma Alessandro, ma perché non? Sì, ma qual è il problema? Può essere utile a tutti, facciamolo. Ecco perché il sito, ecco perché non Facebook, ecco perché non il gruppo Facebook. Che cosa ci faccio io? Devo necessariamente utilizzare uno strumento dinamico che posso trasformare. Oggi quello che voi vedete non è frutto di una trasformazione che è avvenuta in 8 mesi. D'accordo? Se voi vedevate come era strutturato prima Blender Italia, era completamente diverso da oggi, sì. Sì. I rapporti, cioè, un po' tu l'hai presentato, vediamoci del tuo ovviamente. I rapporti, tu hai presentato questo oggetto come un posto dove anche tu puoi incontrare professionisti, scambiarsi informazioni e possibilmente offrire e trovare lavoro. Ma c'è l'altro strumento di Blender, quello internazionale, nel quale credo che ci siamo tutti. Come si parlano i due? Cioè, perché uno dei problemi, secondo me, è che è bello essere italiani e parlare tutti in italiano, è pericoloso perché siamo pochi. Comunque siamo pochi rispetto a tutto quello che succede, qua lo vediamo, no? Siamo italiani, io dico, e siamo pure difficili, perché approcciarsi con l'italiano non è facile, non è cosa facile, lo sapete bene anche voi professionisti, lo sapete anche voi che le lavorate, siete italiani, lo vedete tutti i giorni. Approcciare con l'italiano non è facile, sostanzialmente l'italiano molto spesso non piace, ancor prima di vedere effettivamente. Questo io lo vedo tutti i giorni, non mi piace, poi lo vedete, ah ma bello, ma lo sai che è così tutti i giorni, ok. Va bene. Per quanto riguarda noi cerchiamo con Blender Italia chiaramente di lavorare in sinergia con la Blender Foundation. Uno dei progetti che c'è in Blender Italia chiaramente è quello di riuscire a fondere in Blender Italia tutti quelli che sono gli aspetti importanti della Blender Foundation. Sicuramente la donazione, sicuramente il Blender Cloud, sicuramente il Blender Shop, che sicuramente c'è, cioè, tutti quegli aspetti che servono alla fondazione. Poi ci sono chiaramente il Blender Network. Se io devo contattare Francesca Andresciani all'interno dell'ERN, non lo faccio con un modello di presentazione di Blender Italia, ma lo faccio con lo strumento ufficiale, quindi il Blender Network, ok? Sto cercando, anche grazie alle indicazioni degli amici, d'accordo, di riuscire ad attagliare alle preferenze di ognuno di noi al Blender Italia, d'accordo? Piano piano ci arriveremo. Dovete considerare che Blender Italia è nata da poco. Blender Italia in 8 mesi ha dovuto ristrutturare tutto, partendo dai database al sito internet in generale, con persone che non sono professioniste. Io faccio webmaster, ma non sono webmaster. Io mi sono improvvisato webmaster. Non c'è uno che ha alzato la mano e mi ha detto: Alessandro, io ti do una mano. No, quindi io ho dovuto studiare prima, fare il prima per poter creare il sito. Questo sito è costruito con WordPress, quindi tutto quello che fa, d'accordo, è grazie al motore WordPress, ma tutto quello che fa è fatto, è generato in maniera particolare. Navigando il sito ve ne potrete accorgere. Tutti quei link, tutte quelle associazioni che sono state prodotte, anche la stessa bacheca Facebook iniziale che vi ho fatto vedere, eccetera,
Non è cosa facile da fare se non sei un webmaster. Quello che ho fatto l'ho fatto per passione, io ho dato il mio contributo. Chiaramente oggi io chiedo a voi come community, anche se magari non ne fate parte, magari ne farete parte, eccetera, chiedo a voi il contributo per attagliare eventualmente Blend Italia anche alle vostre esigenze. Noi, ad esempio, con le news cerchiamo di dare visibilità. Comunque Blend Italia i numeri sono molto forti come visibilità giornaliera. Quindi anche la news fatta sulla X tematica prodotta dalla X, dall'X utente che lavora con Blender ha una certa visibilità. Questo è quello che attualmente possiamo dare. Chiaramente vogliamo dare di più. Una delle cose che sicuramente vogliamo dare è la possibilità di interagire con Blender Italia, quindi strutturarla con quello che voi volete. Altro? Spero di essere stato chiaro. Chiaramente siamo work in progress, no? Quindi eventualmente vogliate farmi delle annotazioni o dei consigli, delle cose. Lo... Sì, come canale di comunicazione. Sì, esatto. Grazie, grazie. Spero che sia stato interessante. Veniteci a trovare, entrate a far parte di Blender Italia se volete. E sicuramente ascolteremo qualsiasi tipo di richiesta. Va bene? Piacere. Già iscritto. Sì.